Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del nostro Centro Studi Machiavelli. Oggi presentiamo il dossier numero 20 del nostro Centro Studi, dedicato alla mafia nigeriana in Italia, un fenomeno su cui ormai c'è sempre una crescente consapevolezza, visto il peso che ha avuto in fatti tragici di cronaca di anni recenti, ma che merita un approfondimento da un punto di vista analitico, da un punto di vista, oserei dire, quasi scientifico, da parte di chi queste cose le ha studiate anche in ambito professionale. L'autore del nostro report di oggi, Antonio De Bonis, ha una lunga esperienza nell'Arma dei Carabinieri, per moltissimi anni ha studiato e ha combattuto il fenomeno delle mafie nostrane, si è poi dedicato in tempi più recenti anche a quello del terrorismo internazionale, e ovviamente anche delle mafie straniere, diciamo così, di importazione in un mondo sempre più interconnesso, globalizzato e in una società come la nostra caratterizzata dall'immigrazione di massa, un fenomeno ormai inscindibile da quello degli altri sistemi mafiosi presenti nel nostro paese. In questo report di 11 pagine ce ne sono alcune copie cartacee qui disponibili, ma ricordo che come tutti i nostri dossier si può trovare online nel nostro sito, si scarica liberamente in PDF o si legge direttamente nel sito, quindi vi invito tutti a farlo, a diffonderlo il più possibile. Si analizza la genesi della mafia nigeriana nel paese africano di origine, perché come nota l'autore è importante conoscere come è nata, come si è sviluppata e come agisce laddove ovviamente è più forte per capire cosa sta facendo in Italia e quale sarà la sua evoluzione e come andrà purtroppo è probabile consolidandosi anche in Italia se non sarà tempestivamente affrontata nella maniera migliore. Quindi io passo adesso la parola all'autore Antonio De Bonis e con noi anche l'onorevole Tonelli, che sapete, oltre ad avere anche lui una lunga esperienza nelle forze dell'ordine, attualmente è il segretario della Commissione Antimafia, quella nota colloquialmente, diciamo così, come la Commissione Antimafia, che giova ricordarlo nel suo nome ufficiale più lungo, contiene anche l'espressione mafie straniere, quindi si occupa anche di queste mafie di importazione. Prego, Antonio. Questo? Buonasera, grazie a tutti. Vediamo se riesco prima di tutto a sistemare questo strumento. Ok, grazie a tutti innanzitutto per la presenza. Per me, sentimentalmente, è molto importante essere qui oggi in compagnia del rappresentante della Commissione parlamentare antimafia. Per una questione mia sentimentale, prima di tutto, permettetemi, approfitto della vostra pazienza anche per questo, perché volevo ricordare la figura di mio padre che ha dedicato 40 anni della sua vita professionale alla Commissione parlamentare antimafia, alla quale io mi sento molto vicino. Arriva a Roma nel 63, dopo essere sfuggito alla strage di Ciaculli, la prima guerra di mafia, in Sicilia, 7 carabinieri morti. La Commissione parlamentare antimafia, parto da qui, ma c'è un motivo, c'è un senso, poi per parlare di mafia nigeriana. È un'istituzione che sin dall'inizio praticamente aveva messo in chiaro cosa fosse il fenomeno mafioso, sin dai primissimi anni, nonostante i problemi che ha avuto perché ogni legislatura bisognava rifare di nuovo la Commissione, quindi non si riusciva mai addirittura ad arrivare a conclusione con una relazione di maggioranza e di minoranza. Ma vi assicuro che già, leggendo quelle carte e qui come ricercatore, già negli anni 70, nei primi anni 70, alla Commissione era chiarissimo cosa fosse la mafia in Italia. Siamo arrivati invece soltanto poi al 1982 a categorizzare nel nostro codice penale il reato di associazione di tipo mafioso, 1982 in fase emergenziale, a seguito della uccisione sempre da parte, in questo caso dei corleonesi, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Voglio ricordare anche altri due magistrati in questa sede che molto hanno dato al contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, che sono Rocco Chinnici e il dottor Cesare Terranova, che hanno pagato perché a capo dell'ufficio istruzioni, uno, l'altro era in procinto di diventarlo, combatterono e volevano combattere Cosa Nostra siciliana nel momento, nell'apice della forza della struttura. Detto questo, che cos'è la mafia? La
semplicemente se in due persone, io e un altro, ci mettiamo d'accordo per commettere una rapina, concorriamo in un reato, poco male. Tre o più persone ci mettiamo d'accordo per commettere una rapina, magari per farne due o tre, creiamo un'associazione a delinquere. È un reato, sì, di pericolo, ancora no. Perché? Quando diventa mafiosa, che cos'è la mafiosità di un'associazione a delinquere? E poi perché siamo arrivati così tardi a riconoscerla? Diventa di tipo mafioso, dice il nostro codice penale, nel momento in cui la struttura si avvale della propria forza intimidatrice, che promana dalla struttura. Promana attraverso che cosa? Il vincolo associativo. Tant'è vero che l'associazione di tipo mafioso è un'associazione che il codice la vede, la inquadra come di pericolo. Nel momento in cui si costituisce soltanto l'organizzazione, è un pericolo per il patto sociale, per la collettività, e quindi già è reato. Forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo. Perché è importante fare questa caratteristica? Perché ora lo vedremo anche per i nigeriani. Proprio la vita nei decenni della Commissione parlamentare antimafia e la storia del 416 bis, associazione di tipo mafioso, ci ha portato a categorizzare la prima associazione in Cosa Nostra, siciliana, che è ben differente da Cosa Nostra, americana. E il codice riconosceva quindi soltanto territorialmente alla Sicilia il problema e incardinava il reato su quella realtà. Poi con il tempo ci si è accorti, e con le emergenze, ci si è accorti che anche in Campania c'era un problema di mafiosità riconosciuto alla Camorra e il legislatore, nel corso ai ripari, ha aggiunto la Camorra. Successivamente si è presentato il problema 'Ndrangheta e il legislatore per l'ennesima volta è tornato sui suoi passi e ha aggiunto anche la 'Ndrangheta, fino ad arrivare all'ultima modifica del 2008, dove, per tagliare, diciamo così, la testa al toro e chiudere un cerchio, ha aggiunto anche qualsiasi mafia localmente denominata anche straniera. Quindi ormai tutte le associazioni criminali che hanno questa particolarità, quindi la forza di intimidazione che deriva dal proprio vincolo associativo, possono essere riconosciute come associazioni di tipo mafioso. Questo è chiaro, ma ancora oggi la giurisprudenza su questo non è concorde, non è uniforme. Ad alcune associazioni viene riconosciuta, ad altre meno. E questo poi è un problema per chi deve svolgere l'attività investigativa, perché diversi sono gli strumenti. La Procura Nazionale Antimafia, le direzioni distrettuali antimafia si occupano di mafie con strumenti dedicati, altrimenti un'associazione semplice, come abbiamo visto prima, non ha questi strumenti. Questo incide fortemente sull'attività investigativa. Perché questo preambolo? Per dire che le mafie straniere, come le trattiamo? Con quale strumento? Le riconosciamo come mafie o no? Vi assicuro che fino a non molto tempo fa, soprattutto da parte dei miei ex colleghi, c'era la convinzione che le mafie dovessero necessariamente ed esclusivamente, che anzi fosse assolutamente necessario, che controllassero il territorio. Quindi se non controllavano il territorio non erano considerate mafie. Allora vi rendete conto che ad esempio la mafia nigeriana o la mafia russa nelle sue diverse articolazioni o la mafia cinese, okay, non erano mai mafie, non potevano essere trattate alla stregua di mafie. Per fortuna piano piano si sta superando questo gap con difficoltà e siamo nel 2020 ormai. Ripeto, c'è un'incidenza poi sull'attività investigativa vera e propria, da un lato, ma poi anche, secondo me, proprio sotto il profilo di cultura, di approccio al problema. Ne parlavamo prima, facevamo questa riflessione. È difficile alle forze dell'ordine, alla magistratura, far arrivare e gestire fenomeni nuovi, okay, con un vecchio approccio. Per vari motivi, però purtroppo è così e questo anche incide poi sugli effetti, cioè in certi momenti, io mi ricordo le prime attività fatte sul traffico internazionale di donne, cioè sulla tratta e sullo smuggling, all'inizio venivi bistrattato, perché dice ma di che ti occupi? Di prostituzione? Siamo ai primi anni 2000 grosso modo,
in coincidenza poi con che cosa? Con l'esplosione della mafia albanese, che ha tratto i primi grossi proventi proprio da questa attività, dallo sfruttamento della prostituzione. Successivamente questi capitali venivano reinvestiti nel traffico della droga, perché poi la contingenza internazionale, lo scacchiere geopolitico dei Balcani si modificava ed è entrata a grande titolo nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ma lo stesso discorso era stato chiaro per i corleonesi negli anni 60 e 50 in Sicilia. Questo per dire che le dinamiche sono sempre quelle. Il problema chiaramente è che l'approccio stenta nei primi momenti. Allora, qui non bisogna poi, voglio dire, cadere nell'allarmismo assolutamente, però certi fenomeni vanno compresi soprattutto oggi, non prima che sia troppo tardi, ma per avere un quadro chiaro di quello che ci sta, non per arrivare, perché già c'è nelle nostre strade, e per prendere le contromisure eventualmente, semplicemente per questo. La mafia nigeriana, innanzitutto, non è una mafia, ma dobbiamo parlare di mafie. Ora lo vedremo magari più nel dettaglio. Prima di tutto, chiusa questa, perdonatemi, parentesi sulle mafie nostrane, ma è importante perché capire le mafie internazionali, le mafie straniere, lo si può fare semplicemente analizzando quello che è stato il nostro passato in termini di mafie. Allora, perché se è vero, come è vero, ma non perché lo diciamo noi, ma perché ce lo riconoscono all'estero, le nostre forze di polizia sono le migliori al mondo, è perché hanno fatto esperienza. Quindi noi dovremmo essere veloci, smart, a capire i problemi quando arrivano e a gestirli. Dicevamo prima con l'onorevole Tonè, appunto, che per sua esperienza personale, 30 anni fa si iniziava a parlare di nigeriani. I nigeriani nel nostro territorio li conosciamo per quale motivo, sin dall'inizio? Per la prostituzione. La dinamica è sempre quella. Lucky Luciano, Salvatore Lucani al secolo, è stato incriminato in America per sfruttamento della prostituzione, ma era colui il quale ha gestito Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana. Subito dopo viene il traffico di sostanze stupefacenti. Detto questo, io sono convinto, non me ne vogliate, che le mafie non verranno mai sconfitte. Non è possibile sconfiggere una mafia finché ricorreranno determinati fattori. Il primo è oggettivo, ed è la domanda. Traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, altro non sono che una domanda alla quale qualcuno deve dare una risposta. Perché? Perché è un fatto economico. E se non rientra nel patto sociale, ci pensa la criminalità. Quindi la domanda è il primo fattore. Il secondo fattore è di natura appunto finanziaria. Il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, tutti ormai sono concordi nel dire che, diciamo un cospicuo, senza dare cifre, una cospicua parte del prodotto mondiale è dato ed è generato da attività illecite. Quindi parliamo di fattori di natura espressamente, meramente economica. Le mafie sono aziende illegali, ma sono aziende. Ragionano come un'azienda, sono strutturate come un'azienda e quindi si comportano come un'azienda. Il terzo motivo, invece, il terzo fattore che concorre alla resilienza delle mafie, qual è? È di natura strumentale. Questo è un argomento molto particolare, che viene spesso, non dico sottaciuto, ma analizzato poco. Perché rappresentano un fattore strumentale e lo sono soprattutto ora? Perché possono essere chiamati in causa per ottenere determinati scopi. Quindi in una strategia pervasiva su un territorio particolare ci si può affidare, si può ricorrere a un'associazione di tipo mafioso. Gli esempi non mancano e all'associazione di tipo mafioso, quindi alla criminalità in generale, più in generale, io associo anche le organizzazioni di tipo terroristico, che possono essere usate, e qui chiaramente ampio lo spettro, ok, a livello più, diciamo così, strategico, geostrategico e geopolitico, per ad esempio colpire un paese avversario in un determinato territorio.
in Italia, nel sud, abbiamo avuto un'esperienza del genere. Mi riferisco per esempio, ma proprio per essere tranchant, a Portella della Ginestra o un determinato periodo storico, in un certo ma questo non è l'unico esempio. La criminalità organizzata e il terrorismo che vadano a braccetto nella realizzazione di attentati è un dato consolidato a livello internazionale. Tutti i più grandi attentati degli ultimi 20 anni quantomeno, okay, diciamo dal 93 in Africa, in Indonesia, in Spagna, in Inghilterra, in Belgio, la logistica è sempre stata fornita dalla criminalità organizzata, ma è un fatto oggettivo questo, è una necessità dalla quale non si può prescindere. Ora, per entrare, quindi per quanto mi riguarda, ripeto, è importante che questi tre fattori, perché poi dopo bisogna arrivare anche ad un certo punto e dire ok, come la sconfiggo la mafia? Finché questi tre fattori concorreranno, non è possibile sconfiggere le mafie. Quindi qualsiasi politica di contrasto deve agire su uno di questi tre fattori, rompere questa dinamica. Per quanto riguarda la mafia nigeriana, invece, io non mi vorrei appiattire, e non l'ho voluto fare in questo report, poi, insomma, voglio dire, qui nel dettaglio ci sono più sicuramente informazioni, io non mi voglio appiattire innanzitutto sulla fase sulla caratteristica folcloristica della mafia nigeriana, perché purtroppo questo mi sembra accada. La mafia nigeriana è una mafia, la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo si riverbera oggi, ad oggi, all'interno della comunità, ma è stata riconosciuta in più di un'occasione, recentemente anche in Sicilia, a Ballarò, una delle ultime operazioni della Polizia di Stato, la mafiosità, quindi è una mafia. Ragioniamo in quei termini, per ora intraetnica è la minaccia, ma è una mafia. Il fattore folklore a me non interessa, perché solitamente quando si vogliono quando non si vogliono combattere le mafie, e anche lì l'esperienza italiana insegna, si ricorre a un processo che è questo: la negazione, la minimizzazione quando proprio non si può negare, la folclorizzazione, e dopo è troppo tardi perché ormai ce l'ha in casa. Quindi il folklore va benissimo, ma non serve a comprendere. Perché ho scritto, insomma, volevo parlare di elementi per una corretta valutazione. Io voglio dare soltanto degli elementi, ho voluto dare soltanto degli elementi. Per capire la mafia nigeriana bisogna partire da una constatazione, e poi ci sono una serie di elementi da tenere presente. La mafia nigeriana, le mafie nigeriane, ecco, innanzitutto partiamo, mafia nigeriana o mafie nigeriane? Si tratta di mafie nigeriane, si tratta di organizzazioni criminali che provengono e hanno radici nel proprio paese e sono di diversa estrazione etnica. La Nigeria conta, c'è chi dice 200, 260, non voglio dare i numeri, comunque sia decine di etnie diverse, 5 delle quali sono quelle con i maggiori numeri. E quindi questo già è un problema. È un problema in Nigeria. Il problema mafia nigeriana nasce in Nigeria. È uno stato particolare, è uno stato ricchissimo, è ricco di petrolio. Le più grandi major internazionali, nessuna esclusa, sono nel delta del Niger, con le proprie attività estrattive. La ricchezza della Nigeria è tutta in quella zona, a sud, che è una zona di fede cristiana, nella quale i cattolici rappresentano soltanto il 4%, il resto sono protestanti o di altre fedi, anzi di altri riti, si parla di 1500 riti diversi. La Nigeria ha un problema endemico suo proprio, che nasce dal processo di decolonizzazione, quindi di approccio alla democrazia. Lì nascono le mafie nigeriane, nascono nello scontro democratico, come è sempre avvenuto in tutte le democrazie, se ci pensate storicamente. Che cosa accade? Che per ottenere un risultato favorevole, ciascuno praticamente ha fatto ricorso ad una propria milizia. In ambiente universitario, i cults, praticamente i cults non sono altro che delle associazioni, nascono come associazioni giovanili, anche lì sull'onda
della rivendicazione, parlo del 68, siamo in epoca di Vietnam, quindi nasce con un'istanza sociale forte e poi piano piano si tramuta e scade e diventa esclusivamente criminale. Perché? Perché appunto c'era bisogno di un'organizzazione che facesse ciò che non si poteva fare. Lì nascono le organizzazioni criminali che poi diventano mafiose, ma ciascuna ben caratterizzata, e infatti poi vedremo che parlare di Black Axe, parlare di EIE, è parlare di mafie distinte sotto il profilo etnico, che si combattono. È come parlare di Cosa Nostra e 'Ndrangheta che vanno a conquistare il Canada. Cosa Nostra e la 'Ndrangheta si combattono in Canada dagli anni 40 e continuano a farlo in questi giorni. Bene. La Nigeria è poverissima, a fronte di ricchezze immense, è povera, e quindi la corruzione. C'è un problema tra nord, centro e sud, divisa in tre fasce ben distinte. Il sud, dicevamo, è cristiano, con l'etnia Yoruba e Igbo, e al centro, nel plateau, ci sono gli Hausa Fulani che si combattono tra allevatori e coltivatori. Quindi lì l'incidenza climatica determina spostamenti, movimenti, migrazioni interne di migliaia di persone. Il nord ha 12 stati che riconoscono la Sharia. Nel nord-est abbiamo la presenza forte e ormai consolidata di Boko Haram. E questo è un altro aspetto. Tutti questi problemi che cosa fanno? Non fanno altro che generare appunto un flusso di persone che hanno un minimo di possibilità economiche, che devono emigrare. Ma necessariamente, perché se non bastasse la povertà, la mancanza di accesso, voglio dire, all'educazione, al sostentamento minimo, alle cure sanitarie, deve emigrare. E lì subentra un altro dato da tenere presente, l'aspetto demografico. I nigeriani sono quasi 300 milioni, non si possono contare, questa è un'altra considerazione che a me preme sottolineare e presentarvi. Noi pensiamo a questi stati con dei confini netti, perché la nostra forma mentis è quella. Sui territori ci sono le etnie che sconfinano, le tribù sconfinano, dal Chad, il Ghana, il Togo, Benin. Tu appartieni a una tribù, non appartieni al Ghana perché sei in quel luogo specifico. E questo ha anche una sua valenza. L'80% dei migranti nigeriani che arrivano in Italia richiedono asilo e viene concesso per motivi umanitari, sebbene in Nigeria non ci sia una guerra conclamata. Però esistono le necessità, sicché ottengono, la maggior parte ottiene il permesso di soggiorno nel nostro territorio. Quindi abbiamo una storica formazione di associazioni criminali di tipo mafioso che è molto simile alla nostra storia, alla storia delle nostre mafie, no? Quindi la ricerca del voto, la corruzione, l'essere servente a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, la contingenza poi che è subentrata, e anche questo è un altro dato che bisogna assolutamente tenere presente, che guarda caso è proprio rispecchia pedisseguamente l'evoluzione di Cosa Nostra siciliana. Qual è stata? Che negli anni Ottanta, mentre il processo democratico si stava sviluppando con quei criteri, l'America si decide a combattere la guerra ai narcotrafficanti colombiani, Medellin e Cali. Bene, chiude la rotta caraibica, Perù e Bolivia, che erano i maggiori produttori, insieme ai brasiliani, che cosa fanno? Chi combatte le organizzazioni criminali sa benissimo, trovano un'altra strada, perché è un affare che deve continuare, un flusso economico che non può essere interrotto e non lo può essere sin dalle guerre dell'oppio che gli inglesi hanno portato ai cinesi, due o tre, vediamo. È semplice, chiusa la rotta caraibica, è stata scelta la rotta via terra del Messico ed è esplosa la mattanza messicana ed è stata scelta per l'Europa, mentre si chiudeva la rotta che comunque sia aveva nella Sicilia il suo caposaldo, e quello è un motivo storico, si apriva quella della Nigeria come paese di stoccaggio e ponte verso l'Europa.
Le mafie, appunto, ripeto, si sviluppano e concorrono con criteri che più o meno alla fine sono gli stessi. Ho detto già, si tratta di organizzazioni di natura economica. Voi dovete pensare semplicemente come funziona la mafia. Ce l'hanno detto poi tra l'altro i pentiti, ma non ce n'era bisogno, è normale. Se è un fattore economico, se è un'azienda, avrà un capo, avrà un responsabile dei soldati o degli operai, avrà un legale che farà il consigliere, che detterà le strategie migliori, tutte le organizzazioni criminali. Poi adesso, se vogliamo andare nel dettaglio e quindi nel folklore, i Black Axe danno dei nomi a queste figure, gli EIA ne danno altri, ma perché poi si tratta anche di lingue, ma i personaggi hanno le stesse responsabilità. Quindi il problema è la povertà della Nigeria, il fatto che da qui al 2050 si calcola che un cittadino del mondo, del globo, su 13 sarà nigeriano, le proiezioni ci dicono che uno su 4 sarà africano. I nostri dati Istat recentissimi ci dicono che noi continuiamo a non crescere, anzi siamo in fase negativa, quindi questi processi vanno compresi nella loro dinamica. Sicuramente quella nigeriana rispetto ad altre mafie è una mafia che è in salute ed ha un'ottima salute in proiezione, godrà di ottima salute per i motivi che abbiamo detto: sono giovani, sono poveri, hanno una struttura alle spalle importante nei propri paesi, cioè chi si affermerà in territorio italiano ed europeo, questo poi adesso ne parleremo perché anche il procuratore nazionale antimafia ne ha parlato in questi giorni, e chiaramente avrà un peso specifico che si riverbererà all'interno delle dinamiche politiche della Nigeria in termini di gestione sociale. Quindi, come vedete, la posta in gioco è altissima. Il procuratore Cafiero De Rao proprio in questi giorni diceva, attenzione, non lanciava l'allarme, però diceva, guardate che le mafie, la mafia nigeriana in Europa potrebbe, ci sono segnali, se lo dice lui perché no, ci sono segnali che ci dicono che si stia unificando, cioè stia cercando di raggiungere un'unità. Quindi superare quello che dicevamo in termini oggettivi, che ad oggi è a Torino Black Axe ed Yeye a Palermo si sono fatti la guerra e si continuano a farsi la guerra. Tant'è che a Torino addirittura sono stati costretti a fare un summit di riconciliazione, insomma le solite cose, permettetemi di essere così, di semplificare in questo modo. Quindi, ricapitolando, i CULS altro non sono che organizzazioni di tipo criminale che nascono in Nigeria, in ambiente universitario, prima con istanze di un certo tipo, sociali, benemerite, e poi piano piano diventano esclusivamente delle organizzazioni criminali al servizio di poteri e lobby locali. La Nigeria soffre di quei problemi dei quali ho accennato, quindi estrema povertà, come tutti i paesi ricchi di petrolio. Che cosa volevo aggiungere? Riportare un'altra volta ancora l'attenzione sul problema che forse dal mio punto di vista è il più misconosciuto o comunque poco attenzionato, e che secondo me invece in prospettiva con uno Stato debole può rappresentare il vero problema. Perché se sotto il profilo criminologico comunque sì abbiamo tutti gli strumenti e l'esperienza per poter fronteggiare questo tipo di mafie, l'approccio a questo tipo di organizzazione come potenziale minaccia proveniente da un paese esterno, estero, non è un argomento, voglio dire, molto trattato, molto apprezzato. Però la nostra società, e la globalizzazione è un'altra dei fattori che ha lanciato la criminalità nigeriana nel mondo, così come l'Andrangheta, a differenza di Cosa Nostra, la differenza qual era? Perché Cosa Nostra è venuta meno? Cosa Nostra siciliana è venuta meno per il semplice fatto che si chiudeva un cerchio nell'89-90, si cambiavano equilibri. Cosa Nostra non era pronta perché dipendeva da quel cerchio per come era costruito, da quelle dinamiche per come erano costruite. L'Andrangheta invece era pronta perché i processi di globalizzazione sono liquidi, sono transnazionali. Se ne è accorta la comunità internazionale quando nel 2000 l'ONU ci ha presentato questa convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale. Parliamo di 20 anni fa,
Quindi sono cose che si conoscono. L'Andrangheta era pronta perché? Perché attraverso, e questo è un argomento secondo me interessante, attraverso la diaspora, le diaspore, si insediano e si creano le cellule che poi dopo, se non vengono gestite, possono diventare, non necessariamente lo diventano, ma possono diventare una fuga per le organizzazioni criminali. È quello che accade ai nigeriani. È quello del quale il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ci dice attenzione perché sono presenti capillarmente sul territorio. La dinamica è quella della quale spero di aver accennato i termini principali e dobbiamo conoscere questi fenomeni, così come poco conosciamo la mafia cinese, che oltre ad essere un problema dal mio punto di vista economico per la gestione economica delle sue attività, così come la criminalità russa, che i servizi segreti russi facciano ricorso, insomma, ma è una cosa che è una cosa normale, voglio dire. La criminalità organizzata è per sua natura servente, non c'è verso, ma lo è soprattutto la criminalità organizzata di tipo mafioso. E quindi un'organizzazione criminale che ha queste caratteristiche è lì, la dobbiamo contrastare. Perché, io mi chiedo sempre, esistono organizzazioni come le triadi cinesi che da secoli sono presenti in Cina, o la Yakuza giapponese, o la mafia turca che non è molto conosciuta? Perché ci sono degli elementi che fanno sì che il perdurare di queste mafie sia utile. Allora, che facciamo? Ci si arrende? No. Prendiamo atto, cerchiamo di capire quali sono gli elementi sui quali si può agire sotto il profilo politico, sotto il profilo economico. Probabilmente quello più militare è quello che ha bisogno di meno attenzione, perché le forze dell'ordine sanno quello che devono fare, lo fanno quando vengono messe in condizione di. Io penso di aver esaurito più o meno gli argomenti. Soltanto un'unica cosa, ecco, soltanto questo, perché poi altrimenti si dice ma è possibile che parlando di mafia nigeriana non hai parlato dell'aspetto esoterico. Bene, l'aspetto esoterico delle mafie nigeriane è una cosa concreta, è un aspetto antropologico, è un popolo che ha ancora oggi un legame, o meglio sono dei popoli che hanno ancora oggi un legame con la terra fortissimo. Vi assicuro che, e so di non essere smentito, che una ragazza nigeriana è veramente terrorizzata dal rito che il priest le fa e al quale viene sottoposta. Per noi è difficile probabilmente comprendere questa dinamica, però vi assicuro che ha una fortissima presa. Sui ragazzi, sugli uomini si usano altri mezzi, il mezzo violento. E ogni tanto qualcuno ci lascia le penne durante il rito di iniziazione, perché vengono bastonati selvaggiamente. Chiaramente poi dopo le cifre dei morti noi non le conosciamo, però abbiamo attività investigative che ci hanno mostrato, ci hanno messo davanti agli occhi appunto anche questo aspetto. La ritualità, così come lo era per le mafie nostre, rappresenta un aspetto importante, ma un vincolo fortissimo. È vero, esiste ed è fortissimo. Perché? Perché è una questione antropologica ancora per loro. Sono molto vicini al sentimento della terra. Tenete presente che la maggior parte di queste persone non viene da città, non viene da Benin City, anche se tutti professano la provenienza da Benin City. Benin City è soltanto la capitale di Edo che serve da centro di raccolta. Ho parlato anche del grazie a voi. Permettetemi di ringraziare anche l'onorevole Guglielmo Picchi, che è qui a mio fianco, grazie a lui possiamo anche utilizzare questa sala oggi, anche l'onorevole Billi, che ci fa il piacere della sua presenza, e passo adesso subito la parola all'onorevole Tonelli. Grazie mille. Il dottor De Bonis ha messo sul tavolo, compendiando quello che è il problema della mafia nigeriana, tutta una serie di questioni che meriterebbero un infinito approfondimento. Ci troveremo qui fra qualche giorno ancora, perché gli aspetti sono veramente infiniti. Cercherò di prendere spunto proprio dalla traccia che lui ha dato per dare qualche altro punto in più per rendere più digeribile e comprensibile questo tipo di fenomeni. Tanto siamo nel campo criminale, quindi
dobbiamo considerare che nel nostro paese il fenomeno criminale viene sempre visto e osservato, trattato con lenti di carattere ideologico, e questo purtroppo è un grossissimo problema. Servirebbero analisti, non degli ideologi a volte, nell'affrontare i fenomeni criminali. Cosa che invece, se uno per esempio va negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, è una disciplina che si sono date, perché il fenomeno va analizzato in maniera asettica. Perché dico questo? Parto per dire la mia esperienza. Quando si parla che la mafia nigeriana è arrivata e oggi si riesce a parlarne, perché non è stato possibile più nasconderlo, beh, io posso testimoniare, porto la mia testimonianza, che ero un giovane poliziotto e fui affidato a Ferrara, alla squadra mobile di Ferrara, alla sezione narcotici Buoncostume. Diciamo che la sezione narcotici aveva già degli uomini di straordinaria capacità e quindi io ero l'ultimo arrivato, per forza di cose mi sono dovuto occupare della questione un po' Buoncostume. Ma era una questione che tra l'altro nel momento non tirava neanche, perché era quello che erano la parte conseguente dopo la legge Merlin, quindi poi il cambiamento, ormai era una stagione terminata, perché poi si va anche per stagioni, perché purtroppo anche il fenomeno criminale viene affrontato secondo quelle che sono le isterie, le umoralità della piazza, quindi a volte vengono chieste da parte dell'opinione pubblica maggiore attenzione in determinati fenomeni, indipendentemente dalla dannosità oggettiva rispetto a, alla comunità, alla collettività. Altre volte invece, per una serie di fatti, di emotività, di processi mediatici, invece si richiede di concentrarsi su altro. Quello era il momento delle droghe. Era il momento in cui, se lavoravi attorno alla droga, potevi trovare anche una gratificazione, perché il sistema ti gratificava. Faccio un esempio, parlando sulla materia straniera, scusatemi, ma non è che la voglio per forza tirare su questo campo, però io non ho mai visto all'interno delle forze di polizia che venissero premiate le persone perché magari avevano fermato contravventore al foglio di via obbligatorio da parte del questore, che dopo 15 giorni erano rimasti, quindi in teoria, oltre a essere arrestati, vi era l'arresto obbligatorio, ma non ho mai trovato persone che sviluppando questo tipo di reato, reato e che tra l'altro comportava l'arresto obbligatorio e che il legislatore in quel momento, visto che deve essere, se siamo in un sistema normale, naturale, uno stato di diritto, il legislatore aveva statuito che fosse un comportamento grave, non ho mai visto delle premialità, mentre invece in quel momento si sprecavano per il traffico di sostanze stupefacenti, quindi il sistema ti riconosceva, è un giudizio di valore e questo è importantissimo. Perché se io voglio premiare un determinato comportamento, incentivarlo, non è sufficiente che punisca un altro, è sufficiente che premi questo. Quindi il mio giudizio di valore è chiaro, se do un premio questo è migliore rispetto a quest'altro. Quindi è chiaro che inconsciamente anche veniva metabolizzato all'interno dell'ambiente, delle forze di polizia, questo non c'è nulla da fare. Il sistema non ti riconosceva, quindi riteneva che fosse non solo meno gratificante, ma che fosse meno opportuno, meno importante dover indirizzare i propri sforzi in questa direzione. A torto ragione, però, mi capitò di dover occuparmene lo stesso. E una cosa notai che mi attirò l'attenzione, perché nel turno 21-24, perché si lavorava mattina e pomeriggio, poi la sera si faceva dei rientri per tenere anche nell'attività investigativa comunque monitorato il controllo del territorio. Nel turno 21-24, quindi dalle 9 della sera fino a mezzanotte, comunque si girava per la città. Iniziavano ad arrivare le prostitute nigeriane, ma questo non era un problema la prostituta nigeriana. Il problema era che ogni sera cambiavano, ma però periodicamente me le ritrovavo. E quindi vi era di dietro, intuì che vi era una organizzazione che gestiva la questione. Come affrontarlo? Affrontarlo, io cercavo, l'unico modo è trovare un punto di contatto, l'unico punto di contatto è quello di fermare queste prostitute, fare, chiamiamole così, delle retate, delle pime, insomma, portarne 7-8 ogni volta, ogni sera, dentro gli uffici. Però non era semplice, perché come ha detto il dottor De Bonis, il sistema non digeriva bene, lo concepiva solo come una rottura di scatole, perché dovevi chiamare la polizia scientifica per video foto generale, bisognava vedere l'interprete, perché queste non parlavano italiano. E quindi era una rottura di scatole per tutto, quindi c'è uno spreco di lavoro per qualche cosa che alla fine il sistema non ti riconosceva come utile, quindi quasi vanificare energie, buttare energie per questo.
Alla fine io però, ognuno ha la sua caratterialità e non mi feci scrupolo né di dare fastidio a qualcuno né di ricevere critiche più o meno acclarate dietro le spalle, e ho continuato in questo tipo di attività per tentare di avere un contatto, di capire e di comprendere. E devo dire, non è stato semplice, non è stato semplice, perché l'aspetto esoterico, credetemi, è più importante di quello che noi possiamo pensare. Il concetto di tabù io lo assimilai in un libricino di Albert, che era, diciamo, descriveva il personaggio Albert Schweitzer, scritto da lui, premio Nobel per la pace, insomma una persona del passato, una delle grandi persone, insomma, dell'essere che il genere umano ha partorito. E cercò di spiegare, quando lui andò in Africa, prima da medico, poi dopo andò in Africa, insomma aprì un ospedale, il concetto, perché si dovette misurare anche nello sviluppare la sua funzione medica con quello che era un problema proprio di questo esoterismo e di questi aspetti antropologici e culturali della popolazione. E mi individuò, dice, che cos'è il tabù? Cercò di spiegarlo che cos'era un tabù. Il tabù comunque è qualcosa che è completamente vietato. Adesso tutti sappiamo cosa significa un tabù, però obiettivamente 40 anni fa era un concetto che non mi era chiaro. Perché nella nostra cultura obiettivamente dei grossi tabù non è che ne abbiamo. Sì, abbiamo dei pregiudizi, possiamo avere, ma non sono degli schemi, oserei quasi dire, più importanti della vita o di altri valori. La minaccia che nasce da questi riti, o che le persone, i singoli, attribuiscono il valore, la forza che hanno, non voglio dire che è superiore a quello della minaccia fisica, ma sono certamente equipollenti, e credo di essere in questo senso in difetto nella valutazione, perché in alcune persone obiettivamente è in maniera molto più pregnante questo vincolo associativo, che si basa non soltanto sul timore, sulla paura, sul concetto di onore, su concetti etico-morali. Vediamo per esempio le mafie in Italia che cercano di allacciare sempre la figura religiosa a quello che è il loro. Perché? Perché dare forza, credibilità, e per creare quasi, come dire, che questo vincolo è comunque benedetto dal cielo, ha comunque un qualche cosa di positivo. Questi aspetti sono, voglio dire, lo vediamo oggi nel terrorismo di carattere islamico, perché è quello che è comunque un aspetto religioso, spirituale, è di gran lunga superiore. Dove nasce il termine kamikaze? Oggi non esiste più e non potrebbe esistere nella società nipponica, ma nel momento in cui, e fu uno dei problemi che si pose agli americani quando vinsero la seconda guerra mondiale, era far riconoscere una delle prime condizioni la natura umana dell'imperatore. Perché se la natura è divina, allora esiste il kamikaze. Se la natura è umana, il kamikaze non esiste più. Quindi è chiaro che ci sono questi aspetti nella vita degli esseri umani, tutti noi, che sono molto importanti. Li troviamo anche in Italia. Io sono romagnolo, nella mia terra c'è tanta gente che, voglio dire, non dico non esce di casa se non si fa le carte, però voglio dire, ci sono alcuni aspetti, posso dire, e poi credo anche da tante altre, il fatto superstizioso, ma a volte è molto pregnante. Ci sono persone che condizionano la loro vita a quello che, voglio dire, settimanalmente gli dice la persona di fiducia che gli legge le carte. Quindi figuriamoci se andiamo indietro un po' di tempi in altri tipi di società, se non riusciamo a concepire dei vincoli che sono realmente, realmente forti. Infatti io mi resi conto, perché non riuscivo a fare breccia, cosa che invece con i delinquenti nostrani, con le prostitute o anche nel contatto con associazioni criminali di tipo mafioso era già meno difficile trovare un punto di contatto e di incontro. Infatti il problema dei pentiti è quando si concepì una normativa che potesse essere abbastanza premiale, alla fine la persona si faceva il bilancio, al di là dell'onore o meno, o di quello che era il vincolo associativo. Ce lo faceva, e il pentito, per quanto, voglio dire, credo che sia una sporcaccionata in termini di diritto, però il pentito è stato uno strumento che cinicamente abbiamo dovuto utilizzare per combattere qualche cosa che era di gran lunga più grave, perché chiaramente il non riuscire a fare breccia all'interno delle associazioni criminali mafiose ci ha obbligato a questo tipo di compromesso con quello che, voglio dire, sono dei principi di carattere morale, che, voglio dire, sovrintendono a quello che comunque deve essere anche un ordinamento giuridico. Queste persone erano terrorizzate, fino a quando trovai una persona sulla quale riuscii a fare breccia, ma non riuscivo a comprendere come mai aveva il terrore. Il terrore nei suoi occhi ogni volta, per un'informazione, per delle spiegazioni, per guidarci.
E comunque alla fine riuscimmo ad imbastire, adesso arrivo un pochettino al cuore del problema, non tanto per raccontare ma per fare comprendere che quello che ha cercato di spiegare e di compendere il dottor De Bonis, vuol dire un distillato non solo di verità, ma purtroppo sono quelle verità che in Italia, sempre per il carattere che sovrintende a tutto, cioè il filtro ideologico, non si potevano dire fino a qualche anno fa, anzi era vietato. E come oggi dover sostenere, quando iniziò il problema degli sbarchi, che andai giù da tecnico del settore a vedere il problema degli sbarchi, dico: ma scusate, ma siamo qui impazziti, noi facciamo entrare persone senza una cintura sanitaria, perché la visita medica durava sì o no 2 secondi, quindi vi era il puntamento di un laser per misurare la temperatura e dopodiché ti guardavano se non avevi la lepra, se non avevi la scabbia, ti davano le ciabatte e accedevi al territorio, venivi distribuito per il paese. E questo è una cosa gravissima: se voi andate a caccia all'estero e dovete portare un anatide in Italia, se non c'è un certificato del veterinario e con tutti i crismi, non entri per motivi di carattere sanitario, non perché c'è un pregiudizio verso un'anatra, e che ne figuriamoci verso gli esseri umani, ma perché c'è un motivo di carattere igienico-sanitario, perché chiaramente provenendo da una entrando nella nostra comunità ci sono dei parametri, c'è una profilassi da rispettare. Non solo, ma il problema della rotta è cominciare, e qui mi attaccarono perché non si potevano dire queste cose. La stessa cosa quando feci notare e dico: scusatemi, qui c'è un problema, non soltanto noi possiamo importare non soltanto dei migranti di carattere economico, che comunque sono clandestini e vanno trattati come tali, ma qui c'è un altro problema. Molte volte questo è un modo per aprire le patrie galere all'interno dei vari paesi e cercare di scaricare ciò che loro non vogliono, quindi quello che secondo loro è la loro, sotto questo profilo sociale, sono poi i rifiuti della loro società, le persone problematiche da vedere di riuscire. Ma dico, questo dovremmo fare un vaglio prima di entrare. Non solo, in queste rotte entrano ed escono terroristi, come poi alla fine si è dimostrato, e anche qui subì un'infinità di attacchi in questa direzione, perché queste cose il politicamente corretto non lo consente. Non solo il politicamente corretto, ma gli obiettivi di carattere ideologico ancora di più non consentono questo. E già questo ragionamento farei già fatica a farlo oggi, siete sicuri che se lo facessi in aula le stesse cose che dico in questo momento ci sarebbe qualcuno che dall'altra parte dell'emiciclo avrebbe qualcosa da ridire con qualche strillo, questo è sicuro, negando una verità. E questo è il problema di dire: dobbiamo analizzare i fenomeni criminali in questa logica, secondo delle logiche analitiche, in maniera asettica, in maniera oggettiva, dopodiché chiaramente il filtro della comunità, il dibattito pubblico, il filtro politico farà delle scelte, ma non può pensare di ragionare in termini di viabilità, di ciclomotore, se invece sono biciclette, perché dobbiamo valutare e dire esattamente: è una bicicletta, quindi in questa strada ci può passare o non ci può passare. Non dobbiamo per forza crearci o delle realtà che non esistono, fare delle valutazioni su realtà, su verità che obiettivamente sono assolutamente inconsistenti o addirittura non esistono. Infatti io per 30 anni a oggi posso parlare e dire: io ho avuto il contatto e posso certificarlo con la mafia nigeriana, perché alla fine questa ragazza ci portò a Firenze, dove c'era la cabina di regia in alcuni alberghi, ci spiegò come avveniva il fatto, che gli veniva ritirato il passaporto, non ci parlò di questi riti esoterici, ma lo posso ricostruire oggi e lo posso certificare, perché il terrore, il timore di farsi vedere, quindi di essere oggetto di una reazione che non sia soltanto fisica, materiale, quindi la minaccia alla propria incolumità, ma che fosse qualcosa di ulteriore, lo percepivo che c'era e non riuscivo a spiegarmi. Attribuivo il fatto alla sua caratterialità, ma non era così. Ma non era così. Quando individuavamo la persona, si chiamava Madame Nakowedi, pensavo che il Madame fosse un termine che venisse utilizzato per rispetto, come dire Sir, come in Inghilterra o da altre parti. No, non è vero. Madame è un ruolo ben specifico nella mafia nigeriana e nell'organizzazione. Quindi è uno dei punti di comando, voglio dire, a livello periferico della mafia. È il piccolo boss, chiamiamolo come vogliamo, però è, voglio dire, ha un ruolo ben preciso. E così tutti quelli che erano i metodi. Allora non potevamo sapere che era mafia nigeriana, ma se anche avessimo avuto la possibilità di saperlo, non era possibile dirlo. E questo fenomeno è stato negato, perché dover dire che importavamo mafia nigeriana, mafia straniera, come lo è stato per le altre mafie, si parlava di organizzazione, di associazioni criminali, per banalizzare la cosa, era semplicemente perché altrimenti significava mostrare avversità contro il fenomeno migratorio. E anche questo è un fine di carattere ideologico, non è reale.
indipendentemente dal fatto di come io, da come intendo approcciare il fenomeno dell'immigrazione, ma non posso non chiamare le cose col suo nome o non individuare il fenomeno, dettagliarlo, descriverlo secondo quella che è la sua reale dimensione. E questo sarebbe, per 30 anni questo è stato negato. Ed è stato negato l'esistenza di questa mafia nigeriana. Giustamente il dottor De Bonis ha fatto riferimento ad alcune operazioni, alle prime, su Torino e su altre. Oggi, bene o male, è una cosa accettata, appunto, che uno dei comitati della Commissione bicamerale antimafia è proprio, voglio dire, dedicato alle mafie straniere. Oggi è un fatto acclarato, però devo dire che abbiamo creato veramente dei danni infiniti. Vi ricordate la camorra che aggrediva i nigeriani a Casal di Principe, nelle zone, che venivano considerate le vittime dell'arroganza di chi voleva sfruttare questi stranieri ai fini criminali loro, per magari il lavoro nero, per altro tipo di attività, e quindi loro erano le vittime. Altro non era che la mafia nigeriana che, per questioni, voglio dire, territoriali, si stava scontrando con quella che era la criminalità autoctona. Quindi mi sembra che la dimensione sia completamente differente, la descrizione del fenomeno. Non c'è un, voglio dire, gruppo di persone, in questo caso nigeriane, che sta subendo l'arroganza, la prevaricazione di quella che è una criminalità organizzata autoctona. C'erano semplicemente due criminalità, una autoctona e una importata, organizzata, di tipo mafioso, che si contendevano il territorio. Nulla di più, nulla di meno, ma credo che sia un pochettino differente la questione. Oggi è acclarato. Ma allora non lo si poteva dire e nessuno lo diceva. E chi, anche all'interno del circuito mediatico, molto peloso, come il nostro italiano, prezzolato, non assolutamente corretto, non assolutamente onesto, queste cose le descriveva, le sapeva, ma non le scriveva. Cioè le descriveva a suo modo, chiaramente filtrate nella maniera. Quindi il problema ideologico è sicuramente un problema importante se vogliamo dare alla criminalità, a tutti gli aspetti, a tutti i fenomeni, compreso questo, una reale dimensione per poterlo affrontare. Purtroppo è un limite del nostro tempo, è un limite del nostro sistema in generale, non dico dell'Occidente, particolarmente dell'Italia, che è un sistema politico estremamente debole, che non ha affrontato riforme di carattere istituzionale che dagli anni 60 si rendevano necessarie, poi la cortina di ferro e le vicende della Seconda Repubblica ci hanno sempre impedito. Mi voglio augurare in questo senso che finalmente riusciamo, nella prossima legislatura riusciremo, questa è la mia speranza, per questo che ho scelto di sostenere un progetto politico prima avevo sempre rifiutato di farlo, perché credo che ci sia veramente la speranza di costruire, non tanto di vincere le elezioni, ma condizioni di reale governabilità e quindi di riallacciare un ponte con gli anni 60, che da quel periodo più o meno storicamente, 5 anni più, 5 anni meno, si è fermato un processo evolutivo nel nostro Paese. Quindi chiaramente con gli effetti deleteri su tutti i profili, da quello sociale, economico ed altro, nel nostro Paese. Perché chiaramente ciò che era indispensabile fare, oggi, da allora a oggi, si è sempre navigato un po' a vista. Perché le condizioni, prima internazionale, la cortina di ferro, la guerra fredda, poi la incapacità del sistema di poter dare risposte, poi in questo modo anche la incapacità totale del sistema, la impossibilità materiale del nostro sistema politico di dare risposte, per quale motivo? Perché purtroppo vi sono poteri al quale è stato consentito tracimare dall'alveo naturale, uscire, fino a quando non ritorneranno il baricentro nel suo alveo naturale, non vi sarà un equilibrio di poteri che consentirà la possibilità di approntare quelle riforme necessarie. Perché è chiaro che se uno va a vedere esattamente, guardiamo le dinamiche anche degli ultimi giorni, il concetto di bene e di male, di giusto e di sbagliato, il concetto di lecito e di non lecito, l'agenda politica del Paese, chi l'ha detta, credo che sia sotto gli occhi di tutti, se uno vuole realmente vederlo, perché che le ONG non dovessero venire in Italia o che quello, se è territorio tedesco, perché voglio dire, i natanti sono territorio di chi batte della bandiera cui si batte e dovrebbero, rispetto a quelle che sono le convenzioni internazionali, nel momento in cui sei accetti di non accettare la convenzione SAR, per cui se sei in zona SAR libica devi andare in Libia, se non è considerato sicuro comunque devi andare per visto in quello più vicino, perché questo sono quello che dice il diritto internazionale. Nel momento in cui opti per un'altra direzione, allora l'unica scelta che il diritto internazionale ti consente è quella di andare a casa tua. Questo, voglio dire, stabiliscono le regole. Però non c'era bisogno di una sentenza. E questa sentenza non è che, voglio dire, il concetto di bene e di male possa nascere. Il concetto di bene e di male, le scelte politiche sono altre.
vi è apposta una tripartizione dei poteri, per quanto questo sistema, questo schema non è così rigido, ma insomma la storia ha dimostrato di essere un po' più elastico, però in Italia obiettivamente è completamente sbalestrato e va ripreso. E questo ricade su tutti gli aspetti, i fenomeni di cui stiamo parlando, di cui parliamo stasera, cominciando dalla mafia nigeriana. La cosa che sconcerta è quello, lo posso dire per esperienza, lo ribadisco, è il fatto che ci sono voluti 30 anni, se non 30 anni, almeno 25 anni, perché già 5 anni fa questi discorsi era difficile farli, 25 anni per acclarare ciò che era, voglio dire, nella realtà dei fatti, a casa nostra e che oggi obiettivamente ha creato dei problemi, perché si è partito dalla prostituzione, poi si va molto sul traffico degli organi, si va molto sul traffico di organi, perché quante persone scompaiono, quante altro, le ricadute negative sono tantissime. Faccio un altro esempio per dire che il politicamente corretto o questa visione ideologica non ci consente. Andate a analizzare, bisognerebbe prendere, è chiaro che non è possibile farlo per tutti, le vicende della povera Pamela. Verificherete che, voglio dire, è inequivocabile la mano per una persona del mestiere, è inequivocabile gli aspetti dell'esoterismo, l'aspetto di quelli che sono i fenomeni legati, perché tutte le amputazioni effettuate degli arti, delle parti genitali, sono oramai catalogate da decenni rispetto a quello che sono i rituali previsti, voglio dire, all'interno delle varie mafie nigeriane. Anzi, ogni clan, diciamo così, ogni cult, ha la sua, diciamo, ritualità e si identifica bene esattamente con il tipo di amputazione, con il tipo di menomazione ed altro. Quindi lì è facilissimo, lo studio scientifico per un criminologo è semplicissimo, voglio dire, è palese, oserei quasi dire sfacciato, ma non si può dire. E non l'ha fatto quasi neanche il procuratore che ha portato la condanna del responsabile, perché dire queste cose non è ben accetto, non è giusto, non è bello. E questo è il motivo per il quale, nonostante, voglio dire, ho iniziato con i pantaloni corti, queste cose le posso dire oggi qua, che ho i capelli bianchi e ormai me ne vado in pensione. Questo è. Null'altro, adesso, se vi sono altri, un altro concetto, ci tenevo giustamente per rafforzare il concetto che ha detto prima il dottor De Bono, cioè il problema è dire che un'attività di contrasto al crimine può essere fatta in termini criminali di repressione solamente quando il fenomeno criminale è limitato. Quando il fenomeno criminale è invece diffuso, non può essere affrontato in termini criminali, perché significa che l'origine non è la devianza dalle regole. Vi sono altre cause che vanno affrontate. Quando il 13 luglio, scusatemi se la metto in questi termini, del 1986 mi volli fare un grande regalo, contrariamente al volere di mio padre, cioè comprarmi la moto, e lo stesso giorno entrava in vigore la legge per cui il casco era obbligatorio, io potevo essere sanzionato, perché su 100 che andavano in giro ce n'era uno senza. Ma dove? In altre realtà, sul motorino si andava in tre, perché in due non era quasi disdicevole andarci, e nessuno aveva il casco, su 1000 persone forse c'era uno ad averlo, è chiaro che lo strumento della repressione non può essere, perché allora devi agire in altra maniera. Il problema lo devi affrontare in altra maniera. Il fenomeno criminale può essere arginato sotto il profilo della repressione unicamente quando è un fenomeno limitato. Gli esseri umani si associano, per cui sembrava quasi che il messaggio fosse fatalista. No, non è fatalista, è realista. Il concetto di bene e di male accompagna l'essere umano nel tutto il percorso della sua esistenza, a partire da Caino e Abele, se vogliamo dargli una connotazione così religiosa, per richiamare un concetto, non c'è nulla da fare. E gli esseri umani si associano. In una società evoluta gli esseri umani si associano per raggiungere dei fini morali nelle associazioni, in società per fini di carattere economico, ma la stessa cosa avviene nel male. Se vi sono esigenze, che voglio dire, sulle quali la criminalità organizzata si può inserire, è chiaro che si organizza. Il vincolo, chiaramente, dell'associativo è uno strumento, come il contratto, voglio dire, che si realizza alla costituzione di una società, e chiaramente lo strumento non è la tecnologia, non è la capacità imprenditoriale, magari, che dà efficacia all'azione, ma sicuramente quello che è il potere intimidatorio dell'organizzazione. Questo non bisogna essere fatalisti, ma bisogna affrontare il problema, tutti i problemi, come quello criminale, come questo della mafia, nel modo dovuto. Prima di tutto conoscendolo e affrontandolo. È chiaro che, non avendolo fatto, posso dire oggi che dal sfruttamento della prostituzione si è trasferito a quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è trasferito a quello del traffico d'organi e si sta trasferendo anche ad altri ambiti dove il sodalizio criminoso trova possibilità
di guadagno, di potere e di interessi. Questo è chiaro. Grazie mille. Grazie a Gianni Tonelli, all'onorevole Tonelli e naturalmente all'autore Antonio De Bonis che ci ha dato la possibilità di affrontare questo argomento. E il Centro Studi Machiavelli è nato apposta per non seguire il politicamente corretto, ma dare la possibilità di trattare tutta una serie di argomenti che altrimenti sarebbero tenuti nascosti e che in realtà sono importanti nella società, per cui veramente grazie a voi. Io apro una breve domanda, naturalmente per tutti e due, che non è solo sulla mafia nigeriana, ma sulle mafie, chiamiamole, di importazioni rispetto. Quanto e come le mafie competono piuttosto che cooperano o come interagiscono tra di loro in senso lato? So che è una domanda che dovrebbe richiedere un altro momento di approfondimento, ma voglio dire, c'è una spartizione, c'è a voi. Grazie. È chiaro che il primo momento è sempre un momento di frizione. È come senza voler banalizzare, è come una persona che decide di costruire lecitamente una casa vicino ad una già esistente. E magari il primo momento non è magari il più idilliaco, perché comunque quello che era uno spazio vuoto, anche se non era il tuo, e che ti garantiva una certa serenità, tranquillità, o non ti poneva vincoli ulteriori, invece viene limitato. Figuriamoci nel momento in cui ci sono interessi, di carattere criminale, forti, economici. Infatti, casualmente prima parlato proprio della frizione che vi fu a Casal di Principe fra la mafia nigeriana e la Camorra. I primi momenti sono, ma ha detto bene prima il dottor De Bonis, quando stanno cercando di riassociarsi non solo tra varie mafie, ma anche all'interno, pensare alla funzione della cupola, qual è stata? La funzione della cupola è quella di prendere atto che comunque acclarare una frizione tra soggetti attira l'attenzione di quello che è un potere pubblico, interventi pubblici e poi non solo, crea dei danni, voglio dire, dei fortissimi limiti alle associazioni criminali che hanno interesse quindi a consorziarsi in questo senso. Quindi anche la mafia nigeriana sta cercando di creare la sua cupola, il suo centro di decantazione di controversie, il suo centro di spartizione degli interessi, di affari, di prevenire quelli che possono essere tutti i conflitti, perché ogni conflitto comunque è un pregiudizio per gli interessi dell'organizzazione. La stessa cosa è avvenuto con tutti i tipi di organizzazione di mafia, da quella albanese a quella cinese, e diciamo si spartiscono un po' gli ambiti. Quella cinese, ad esempio, ha altri tipi di interesse, lavora più su quella di carattere economico, sulla produzione, su quello che è il taroccamento dei nostri marchi, su quello che sono altri tipi di attività, sul modo di reinvestire queste attività in attività commerciali, cercare di lavare il denaro, di pulirlo e in altro. Le società, altri tipi di società, perché poi portano anche in Italia queste, un patrimonio genetico antropologico, oserei dire, che è quello, voglio dire, di alcuni aspetti culturali. E, certamente, voglio dire, quella albanese è stata una mafia molto cruenta per la droga, molto cruenta nella prostituzione, e che ha trovato dei punti di confronto, dei punti di frizione chiaramente con le nostre. Però quello che si sta cercando di fare, che cercano di fare, perché il modo migliore è agire nel silenzio, perché più l'attività, e questa è una cosa, sono le nuove strategie di mafia, il fallimento del tempo proprio dei corleonesi, di Totorina, è stato quello di voler sfidare apertamente lo Stato, quindi ha creato una reazione che gli ha compromesso gli interessi. Oggi la strategia è: le mafie non sono per nulla sconfitte, lavorano, operano, ma lo fanno in maniera molto più silente, molto più discreta, non patiscono i danni loro di questo conflitto e soprattutto molte volte evitano quello che sono le interferenze negative che loro considerano tali dello Stato, della legalità, della positività, della società civile. Quindi il loro interesse è quello di tentare il più possibile di consorziarsi. Quindi nel momento in cui si presentano in un territorio nuovo, è chiaro che un momento di frizione c'è, ma poi alla fine natura vuole che è la logica stessa per il quale loro esistono, cioè il consorziarsi all'interno dell'organizzazione, di ogni singola organizzazione, proprio per dare più forza e più potere. Questa logica, che chiaramente hanno accettato perché altrimenti sarebbero delinquenti individuali, li porta poi dopo a cercare quantomeno di trovare dei punti di accordo che evitino qualsiasi tipo di frizione con le altre. Vorrei rispondere velocemente anch'io. Due cose
I nigeriani a Castel Volturno, Castel dei Principe sono ancora lì, eh? Sono più forti di prima. E, qui, e questo già è un dato. Anche questo è un dato oggettivo. Palermo, in questi giorni, il quartiere Ballarò, che tutti conosciamo, Mandamento e Porta Nuova, che è il mandamento per i corleonesi, è il cuore. I nigeriani si presentano a Porta Nuova già da anni, già da tanti anni. I responsabili del mandamento di Porta Nuova, in diretta, perché c'era un'attività investigativa, si domandano, due fratelli, uno in carcere, viene intercettato durante la visita del fratello, dice ma chi sono questi turchi, cioè come si comportano? Turchi, perché chi è siciliano lo sa, gli stranieri appunto sono turchi in linea generale, vengono definiti tali. Dice no, non portano rispetto, ma pagano? Dice sì, ci fanno sopravvivere. Attenzione, lì dal mio punto di vista si è veramente compreso il rapporto che ormai le nostre mafie hanno rispetto a quelle straniere. Non è di sudditanza, ma non è di supremazia. Non è assolutamente di supremazia. Il discorso è sempre, appunto, torniamo a sempre allo stesso discorso, è economico. L'attività deve fluire, i soldi devono fluire. Lucky Luciano, lo rievoco per l'ennesima volta, nel 58 venne in Italia perché i siciliani di antica stirpe mafiosa erano riottosi ad entrare nel mercato della droga, ma le famiglie americane, serviva la Sicilia in quegli anni, perché era stata chiusa Cuba, perché i marsigliesi, i francesi avevano fatto la lotta poi ai marsigliesi per raffinare l'eroina afghana, e via discorrendo. E dico no, 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 voi qui vi dovete mettere d'accordo. Si fermano all'hotel, al Grand Hotel delle Palme di Palermo, 3 giorni, ci sono i rappresentanti di tutte le famiglie americane, di tutte le famiglie siciliane, Lucky Luciano li mette d'accordo, un bel tavolo, e da lì in poi esploderanno i corleonesi, ma si mettono d'accordo. Cioè l'attività economica deve fluire, il flusso di denari deve fluire, e attenzione, il vero problema è questo anche. Le mafie esistono ancora una volta perché generano capitali, ma sono esplose alcune mafie rispetto ad altre in questo frangente storico, quindi della globalizzazione. Perché? Perché hanno accesso a quei paradisi, benedetti paradisi fiscali, e quindi sfruttano le stesse linee per gestire i denari o per mettere a disposizione i denari che si usano a livello internazionale dalle grandi major, okay, a un certo, a alcune lobby finanziarie in generale, di area grigia. Perché sono esplose in questo modo? Anche per questo motivo. Questo è il discorso della globalizzazione, ma qui divago e non voglio divagare. Quindi semplicemente cercano un accordo. Il dato di fatto oggettivo è che le nostre mafie non sono, in termini di forza, superiori a quelle straniere, assolutamente. Dal mio punto di vista di analista è un processo invece che si sta piano piano invertendo, e quell'intercettazione telefonica è plastica per comprenderne la dinamica. Bene, grazie nuovamente ai nostri ospiti. Purtroppo questa sera non c'è il tempo per il dibattito con il pubblico, ma gli interventi sono stati davvero più ancora interessanti e istruttivi, perché non sono solo il frutto di studio ma di esperienza di prima mano, aver vissuto professionalmente il contrasto a questi fenomeni. Io vi auguro una buona serata e vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con la presentazione del dossier numero 21, che riguarda le elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel prossimo anno. Sapete che c'è un'ampia parterre di aspiranti sfidanti a Donald Trump da parte democratica. Questo dossier è stato scritto da Stefano Graziosi della Verità. Si passa in rassegna a quelli che sono i principali sfidanti di Trump, e soprattutto il modo in cui l'attuale presidente può riuscire a ottenere la riconferma. L'appuntamento è per il 19 dicembre, sempre qui, ore 17:30. Grazie di nuovo e buona serata.